benvenuta. Accomodati, un po' Cleopatra. Credo, perché sì, questo è uno dei costumi del film. Credo che sono una visione nel film. Ah, non sei reale, non sei reale. No, sono il migliore amico immaginario. Amico immaginario della protagonista. Ok. E quindi in ogni visione sono diversa. Una di queste è Cleopatra. Che cos'altro avrebbe potuto capitarci? So. Beh, sì, un po'. Sì, un po' Cleopatra. Cos'altro avrebbe potuto capitarci? Sono una fata turchina, come nella locandina, sì. Maria Antonietta, un pochettino. Vabbè, c'era un range di possibilità abbastanza. Sì, esatto. Però devo sì. dire che questo Egitto non è niente male. Valentina, torniamo da te in un secondo, ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria e poi ancora qui a Stasera c'è Cattelan con la cleopatresca Valentina Nappi e l'esibizione della SED. A tra poco! Stasera c'è Cattelan insieme a Valentina Nappi, stavamo spiando Luisa e Giuseppe che abbiamo provato ad allestire come coppia improvvisata. Ci punteresti? Secondo te funzionano? Ma sti cazzi, scopano? Almeno quello però dici? Spero. Almeno poi quello. Se funziona bene. Sì, anch'io spero più per lui, spero, guarda, se ti devo dire la verità, insomma. Sì. Stavamo commentando durante la pubblicità, questa inquadratura, questa immagine sembra un po'... Sì, ho visto dei porno che cominciano iniziare, così. Beh, sarà la tovaglia rossa, non lo so, quella tovaglia lì. Sì, una roba un po' low cost, però... Fatta, sì, ma noi viaggiamo così, devo dire. Comunque, stanno chiacchierando, lui annuisce, lei anche, nessuno dice niente, annuiscono tutte e due. Se mi piace l'inquadratura incerta. Un po' ballerina? Sì, ti fa entrare nell'atmosfera. Sì, funziona, sì, da quella sensazione lì. Valentina, questa sera è qui per Pensati Sexy, il film che dicevamo è uscito ieri. Correggimi se sbaglio, la tua prima esperienza... Nel cinema mainstream, stavo cercando quella domanda. Perché ho fatto altre cosine, altre cose a metà, però questo sì è il primo piede nel cinema tradizionale. E com'è andata? Proprio. Bene, mi sono divertita tanto. Ci tenevo a non fare una cosa tanto per, e infatti sono me stessa. Sì, ok. Che ci dicevi prima? È anche un po' Cleopatra, Farfuccina, sì. Altre cose. Beh, evidentemente sono personalità che magari però ci sono dentro. Io, e ci dicevi prima fai la consigliera della protagonista, no? Sono l'amico immaginario della protagonista, sostanzialmente la sua coscienza. Perché lei che problemi ha? Lei ha problemi di autostima. Ah. Quindi grazie a me troverà fiducia in se stessa, sostanzialmente. Sì. Poi si chiama Pensati Sexy, perché poi nel momento in cui sei sicuro di te, automaticamente diventi anche sexy. Più sexy, cioè. Ma non è assolutamente un film tipo Come tu ti vuoi, tu mi vuoi, in cui la protagonista comincia a cambiare vestiti, a cambiare il trucco. No, lei resta se stessa, sì, però con comincia un po' ad più apprezzare quello che ha. Sì, sì. E che grosse differenze hai visto a livello di set tra i film porno e questi? Cioè, il catering è diverso, ci sono più... Allora, devo dire, il cibo è meglio sul set porno. Il cibo è meglio su... Sì. Spero quelli di Amazon. No, non se la prendono male. O quantomeno li stimoli a migliorarsi. O quelli del casting, non sì, mi... Sì, sì. No, è perché... Ovviamente il mondo del porno è un mondo piccolo, sì, e abbiamo molto controllo. Per esempio, quando voglio lavorare, chiamo il mio agente e dico vengo lì a Los Angeles 2 mesi e lui mi trova lavoro. Ok. Quindi sostanzialmente vado in vacanza quando voglio, per quanto riguarda il girare per gli altri. Sì. Poi ho altre cose, tipo OnlyFans, lì devo lavorare sempre. Infatti avevo molto più tempo libero prima dell'avvento di OnlyFans. E invece nel cinema, dato che devono incastrare tante cose, tante persone, è molto più complicato. Il porno è un po' più snello. Sì, esatto, sì. Un po' più... No, Il calendario. Che cazzo ridete? Beh, cioè, dipende, sono anche quelli molto grossi, però... me l'hai no, regalata, ma il problema, perdonami. Ma il problema, guarda,
no, due settimane fa. È venuto a trovarci Rocco Siffredi con tutta la sua famiglia. L'ho vista, molto carina. Il problema è che quando l'argomento è quello, ti sembra che qualunque cosa sia un doppio senso, anche quelli che non lo sono. Cioè, perché in realtà lo è. Sì, perché probabilmente in realtà è... Perché siamo così, così repressi sessualmente, sì, che finiamo di parlare tanto di sesso. Invece ma infatti farlo si di cercano più, sempre dei giri di parole, perché forse hai paura di essere volgare. Poi alla fine il giro di parole che fai spesso è risulta più volgare di quello che dovresti dire. Assolutamente sì, infatti sono stata sempre esplicita, perché non c'è nulla, sì, di male. Dovremmo, cioè, dovrebbe far parte della natura umana, far parte della natura umana, poter tu mi sembri di qualsiasi cosa. Molto lucida e molto in controllo di quello che pensi sia giusto, non sia giusto. Eri così anche all'inizio? All'inizio eri un po' più ingenua? È una maturità che hai sviluppato? Ovviamente, adesso ho 33 anni, quindi non sono a 19. Quindi non sono una ragazzina di 19 anni, però ho sempre avuto un approccio molto razionale, che poi sia anche molto arrapata. Ovviamente deve esserci. Le due cose se coincidono. Le due cose coincidono, sì, quindi è perfetto. È fatta, sì. Però non era una battuta. Non sai mai come. Ci vogliono tutte e due le cose. Non puoi fare questo mestiere se non ti piace il sesso. Cioè, se sei, hai un approccio molto razionale e dici, ah, lo voglio fare perché questa cosa è interessante, però poi non ti diverti, finisci per annoiarti. Cioè, meglio, sì, fare, non so, interesse del sesso, puoi fare sessologia, non so, sessologia, psicologia evoluzionistica, cioè dedicarsi a un altro ambito, sì, che ha a che fare col sesso, insomma. Ma tu come hai cominciato? Hai mandato una mail a Rocco Siffredi? Io ho mandato una mail a Rocco Siffredi. E l'oggetto qual era? In oggetto cosa hai scritto? Non lo sai, che non mi ricordo. Ti ricordo? E come iniziava? Caro Forse Rocco voglio fare porno o qualcosa del genere. Certo. Però sì, sostanzialmente gli dicevo che volevo fare porno, volevo fare bene, soprattutto c'erano tanti casi di ragazze che facevano una scena per poi, non so, ecco, provare a buttarsi nel cinema, che è una cosa stupida, secondo, sì, me. Invece dicevo, no, io voglio fare porno perché voglio proprio fare porno. Sì. E infatti ho avuto quasi il complesso contrario. Cioè, sì, tu mi hai presentato come quella che ha fatto questo, questo e quell'altro, però io in realtà faccio tutto quello per far porno, perché ho bisogno di quel traffico lì per alimentare ancora di più la mia popolarità poi nel mondo del porno. A proposito di popolarità, nel porno ci sono gli hater? Cioè, nel nostro lavoro, sì, sì, anche nel porno ci sono gli hater? Sì, io sono stata attaccata. E su cosa si scontrano, esatto? In genere sono fanatici religiosi che dicono che non, non devi fare la perché Gesù si offende. Però sono contrari al genere, non a te nello specifico. Cioè, c'è qualcuno che, allora, a cui piace il porno, ma odia te? Non ho mai capito effettivamente di questi qua. Io, ok, non ti sta bene il porno, ok? Mm-hmm. Perché odiare la persona? Cioè, io sono contro la religione, però non vado sul profilo del prete ad odiarlo, no? Non, certo, non entro in chiesa e urlo, ah, bastardi. Sì. Quindi non capisco poi l'odio. E in realtà l'odio, no, alla fine è un sentimento irrazionale. È perché in realtà forse probabilmente hanno un altro problema con il sesso, che poi, come dicevo prima, ci vuole la razionalità e ci vuole il piacere. Okay. Senza la razionalità non ti vivi bene le cose. No, però intendevo se c'era proprio qualcuno, per esempio, in televisione magari c'è qualcuno che odia me e ama Carlo Conti, giustamente. C'è qualcuno che odia te perché invece ama comunque, non so, Danica Mori. Sì, non lo so. Vabbè, magari io sto sul c***o. Ma cioè, su cosa si... Non lo so, magari io la spocchio. Che problemi hanno? Che problemi? What's your problem, bro? Esatto, così, non lo so. Vabbè, insomma, succede. Io ho due figlie, una, la più grande, ha appena avuto un telefonino. Una cosa su cui io insisto tantissimo è divertiti, fai tutto quello che devi fare, ma non mandare mai foto a nessuno di niente. A un certo punto ci saranno, magari quando sarai più grande, dei ragazzi, che adesso è diventata una cosa abbastanza comune. Io sono molto allertato da questa cosa. Sono un vecchio bigotto o faccio bene? Allora, tu ovviamente da padre sei preoccupato, però in realtà dovremmo, più che preoccuparci di quello che fanno le persone fisicamente, dovremmo preoccuparci di quello che fa la società. Perché poi il problema ovviamente non è la foto di nudo. Sì. Il problema è l'odio degli altri. No, certo, se certo. Se Tiziana, certo, Cantone si è suicidata, non è per il video di Pompino che aveva fatto in sé. Sì, sì, ma è per la reazione. Ma è per la reazione, sì, degli altri. E dell'utilizzo. Sostanzialmente si sta giustificando il bullismo in questo modo. Cioè, a volte anche dicono, vabbè, non credo avrò figli, non li voglio avere, però... A volte mi dicono, ah, ma se poi fai un figlio la tua carriera
sarà un problema per i tuoi figli? A parte che ho visto che Rocco è una famiglia bellissimo, esemplare, sì, 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 sì. Cioè, li vedo, mi viene voglia di figliare, anche se non ho nessuna sì. voglia di figliare. Però non si può giustificare l'odio degli altri, guarda, non faccio questa cosa, oppure tu non puoi fare questa cosa perché gli altri poi ti odieranno. Mm-hmm. È un meccanismo terribile, cioè stiamo sostanzialmente dando adito al bullismo, stiamo giustificando il bullismo. In invece potenza, il bullismo sì, però quindi la soluzione, sapendo che però poi probabilmente succederà cioè quello, la soluzione da padre, vado a picchiare, non tanto quello che diffonde la foto di mia figlia, ma a uno, quelli che la insultano. È un'altra strada, serve un sacco di tempo libero però per fare tutto questo, perché è un'altra strada ma un po' più... Beh, penso che hai... Un po' più complessa. Hai abbastanza soldi per pagare qualcuno al farlo per te. Senti, cioè, guarda, ci vengo anch'io. Andiamo, facciamo una brigata. C'è una colletta. Hai mai pensato invece che potrebbe venire un momento nella tua vita in cui non ti andrà più che quei video possano essere visti dalle persone, anche se poi diventerà impossibile? Assolutamente credo. No, perché potrebbe passarmi la voglia di fare quella di non dà fastidio a nessuno. Quella di invece per qualche motivo dà un po' fastidio, però non mi passerà mai la voglia di mandare a fanculo tutti quelli che mi hanno rotto i da adolescente semplicemente perché uscivo con tre persone diverse in una settimana. Mi da una... Sostanzialmente ecco quelli che hanno fatto sì che Tiziana Cantone finisse poi per suicidarsi. Perché adesso sono Valentina Nappi e quindi ecco vengo ospitata gentilmente nei salotti televisivi, ma quando ho cominciato ero una basta. Mm-hmm. È una basta, la si odia semplicemente perché fa quello che farebbe un uomo. Chiaro. Facci chiaro. Abbiamo passato particolarmente veloce il tempo, Ci ricolleghiamo un attimo con i due ragazzi giusto per vedere. Ancora? Vabbè, sono sempre. Ma quando parte? Sono sempre porno? Lì. Ma ci sentono adesso? A me preoccupa anche il barista, o è un manichino. Ah no, eccolo qua. Sì, manico? Sì, no, si muove. Luisa! No, ma non vogliamo vedere lui. Luisa! Sì! Ciao, bentornato! Ciao. Allora, noi qua adesso più o meno abbiamo finito con Valentina, tra poco suona la sede. Volevamo sapere come sta andando. Bene. Cioè, quindi possiamo. Abbiamo formato una coppia? È presto per dirlo, Ale. Ma sai, in televisione servono delle chiusure efficaci, sì o no? Sì, dai, vediamo. Ma è incredibile! Ma Giuseppe, ma chi te l'avrebbe detto stamattina quando ti sei svegliato? Mamma mia, incredibile. Ragazzi, buon proseguimento, tanto ormai è pagato. Mangiate, fate, bevete, mangiate, fate tutto quello che volete. Non lo so, cosa state mangiando? Riso venere, zucchine e gamberetti. Zucchine e gamberetti, sì. Ah, di quando? Spero di oggi. Io? Ma non lo so, ci farete sapere anche questo. Ciao ragazzi! Ciao. In bocca al lupo, in bocca al lupo. Vale, grazie mille, è stato un piacere. Sì, abbiamo finito. Sei stato molto veloce, potevi durare un po' di più. Dammi un 5. Per una volta questa frase non mi farà piangere, ragazzi. Grazie mille, fate un grandissimo applauso a Valentina Nappi! Grazie Vale, noi ci vediamo tra poco, rimanete qua. La musica della SED, a stasera c'è Cattelan, a tra pochissimo. Grazie mille ancora Valentina Nappi!